responsabile e con libertà. È stato un lavoro della sinodalità ecclesiale molto costruttiva. Noi orientali siamo abituati al sinodo e alla sinodalità. Ma sperimentare la sinodalità con tutta la Chiesa ha un gusto speciale, grazie allo Spirito Santo. Questo non si trova da nessuna parte, tranne che nella Chiesa Cattolica. Siamo stati uniti nonostante le differenze dei nostri paesi, della nostra lingua e della nostra cultura, perché Cristo ci unisce e ci manda per la stessa missione, d'annunciare il Vangelo e servire i nostri fratelli e sorelle con gioia e entusiasmo. Tutta la Chiesa Cattolica è stata presente nel Sinodo attraverso i suoi rappresentanti, ma in modo particolare alla presenza del Santo Padre, successore di Pietro, capo e padre della Chiesa. Attraverso la sua presenza quasi quotidiana e il suo docile ascolto e paterno accompagnamento e le sue parole profetiche è risultato questo documento finale, se anche faticoso, che certamente sarà un punto di riferimento per una nuova pastorale nelle nostre diverse diocesi. Così ritorniamo a casa con tante idee e progetti per il futuro. Il Sinodo è stato un dono per noi e per tutta la Chiesa. Ciò che abbiamo pensato come linee di forza lo abbiamo vissuto con una presa di coscienza profonda, con fraternità, dinamismo e allegria. Siamo veramente toccati, edificati e trasformati. Abbiamo vissuto un cammino di ascolto, di discernimento e l'accompagnamento eccezionale per noi prima e per i nostri giovani e fedeli. Questo cammino lo abbiamo fatto con tanto amore e comunione sotto la sua leadership, Santo Padre. Santo Padre, lei non è solo. Con tutti i nostri vescovi cattolici nel mondo che rappresentiamo, siamo con lei e siamo uniti a lei in una integrale comunione. Siamo uniti a lei nella preghiera e nella speranza. Ricordi che milioni di fedeli pregano per lei ogni giorno e tanti uomini e donne di buona volontà ammirano le sue parole e gesti per un mondo di più fraternità universale, giustizia e pace. Dunque, c'è niente da temere. Un proverbio in arabo dice, ma non lo dico in arabo, ma in italiano. L'albero fruttuoso viene colpito con pietre. Vada avanti con coraggio e fiducia. La barca di Pietro non è come le altre barche. La barca di Pietro, nonostante le onde, rimane solida perché c'è Gesù in essa e non la lascerà mai. Con Lui le sfide e le sofferenze si soprano con la fede, preghiera, misericordia, sincerità e fermezza, integrità e trasparenza.
Tutto è chiaro, niente da nascondere. Dobbiamo ricordare la fedeltà e la dedizione di migliaia di vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose alla loro missione. Oggi concludiamo questo sinodo con rinnovare il nostro amore al Signore e alla sua Chiesa fino alla fine. E anche invito tutti i giovani del mondo di alzare la loro voce e mettere il loro carisma per costruire una società più fraterna, più giusta, con più pace. Vorrei finire le mie parole con un appello a Sua Santità, ai padri sinodali, ai giovani di non dimenticare i cristiani dell'Oriente. Se l'Oriente è vuoto di cristiani, il cristianesimo rimarrà senza radici. Abbiamo bisogno del vostro sostegno umanitario e spirituale e della vostra solidarietà, amicizia, vicinanza fino a che la tempesta passa. Grazie mille per il Segretario Generale, Sua Eminenza, il Cardinale Lorenzo Baldisseri. Per il sottosegretario, Sua Eccellenza, Monsignor Fabio Fabene. E i loro collaboratori e tutti coloro che hanno lavorato per questo sinodo. Tutto è stato ottimo. Il Signore e Sua Madre vi benedica e benedica la Chiesa. Grazie. Santità, beatitudini, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle, cari giovani, alla conclusione di questa assemblea sinodale sono veramente lieto di rivolgere a tutti i partecipanti un sincero ringraziamento. È stata un'esperienza di profonda comunione ecclesiale vissuta con l'adesione della fede e l'affetto del cuore da parte di ciascuno di noi venuto da ogni parte della terra. In questo sinodo l'intero popolo di Dio ci ha sostenuti con la preghiera e ha accompagnato i pastori riuniti con lei, Santo Padre, con gesti di solidarietà, di simpatia. Fin dal primo annuncio del Sinodo, i giovani di tutto il mondo si sono messi in movimento per sentirsi vicini ai pastori, chiedendo di essere ascoltati. In questa grande preparazione abbiamo sperimentato momenti alti come al presinodo, come lo scambio e la reciprocità avvenuta con i molti contatti via web che si sono estesi ai giorni della stessa celebrazione assembleare. Santo Padre, mi permetta di rivolgermi prima di tutto a loro, che sono qui, ai giovani, per ringraziarli della loro presenza, dei loro apporti, del loro entusiasmo, dei loro interventi e dei loro suggerimenti. Essi ci hanno mostrato la freschezza della loro gioventù, la generosità, la fantasia, l'intraprendenza. Vorrei farmi interprete dei padri sinodali e degli altri partecipanti nel ringraziarli. Santo Padre, grazie
di averci convocato a Roma per celebrare questa assemblea sinodale. Ci sentiamo vicini a lei, Santo Padre, vogliamo esprimerle filiale affetto e profonda adesione al suo ministero petrino. La sua vicinanza quotidiana ci ha toccato profondamente e ci ha incoraggiato a vivere questi giorni in serenità e fraternità, cosa di cui abbiamo fatto esperienza. Sono stati giorni intensi, ricchi di riflessioni spirituali, di importanti contributi pastorali che hanno permesso di manifestare il volto bello, luminoso e plurale della Chiesa presente in tutti i continenti. C'è stato un grande impegno di tutti per la celebrazione di questo sinodo. E allora sono a ringraziare i quattro presidenti delegati, il relatore generale, in modo particolare i due segretari speciali, il sottosegretario Monsignor Fabio Fabene del Sinodo dei Vescovi, che hanno lavorato intensamente in queste settimane. La mia riconoscenza va poi a tutti i padri sinodali che hanno fatto risuonare in quest'aula la voce della Chiesa intera. Con loro ringrazio anche i delegati fraterni che con la loro presenza hanno donato a questa assemblea un respiro ecumenico. Gli uditori, in particolare i giovani, che hanno ravvivato questi lavori sinodali. Gli esperti che hanno offerto le loro competenze e hanno fatto nottate per poter preparare questo documento. E tutti coloro che a vario titolo hanno lavorato per questa assemblea, vorrei ricordare gli ufficiali e i collaboratori della Segreteria Generale, gli addetti stampa, gli assistenti, gli interpreti, i cantori, i tecnici, il personale di servizio, tutti. La regia anche qui. Gli interpreti. Affidiamo a Maria, giovane donna e madre della Chiesa, l'esperienza vissuta da noi in questa assemblea, perché accompagni il cammino che ci attende e susciti in tutti noi lo spirito dei discepoli missionari inviati dal risorto al mondo. Grazie. Anche io devo dire grazie a tutti, al Cardinale Valdiseri, Monsignor Fabene, i presidenti delegati, il relatore, i sottosegretari, che io ho detto che avevano lasciato la pelle nel documento preparatorio. Adesso credo che ci lasciano a noi le ossa, perché hanno perso tutto. Grazie agli esperti. E abbiamo visto come si passa da un testo martire a una commissione martire, no? Quella di redazione che ho fatto con tanto sforzo e tanta penitenza. Hanno fatto questo, grazie. Grazie a tutti voi e gli uditori. E fra gli uditori specialmente i giovani che ci hanno portato la sua musica qui in aula,
Musica è la parola diplomatica per dire chiasso, no? Ma è così. Grazie. E due cosine che le porto a cuore. Primo, ribadire una volta in più che il sinodo non è un Parlamento, no? È uno spazio protetto perché lo Spirito Santo possa attuare. Per questo le informazioni che si danno sono generali e no, le cose più particolari che sono quelle che i nomi, il modo di dire le cose, che con le quali lo Spirito Santo lavora in noi. E questo è stato un spazio protetto. Non dimentichiamo questo. È stato lo Spirito a lavorare qui. Seconda cosa, che il risultato del Sinodo non è un documento. L'ho detto all'inizio, no? Siamo pieni di documenti. Io non so se questo documento fuori farà qualcosa, non so. Ma sì, so che deve fare in noi, deve lavorare in noi. Noi abbiamo fatto il documento, la commissione, noi l'abbiamo studiato, i modi, l'abbiamo approvato il documento. Adesso lo Spirito ci dà a noi il documento perché lavori nel nostro cuore. Siamo noi i destinatari dei documenti, non la gente di fuori. Perché questo documento lavori, e fare preghiera a quel documento, studiarlo, chiedere luce ad altri, no? Ma è per noi il documento, principalmente. Sì, aiuterà tanti altri, ma i primi destinatari siamo noi. C'è lo Spirito che ha fatto tutto questo e torna a noi. Non dimenticarlo, per favore. E la terza cosa... penso a nostra madre, la Santa Madre Chiesa. Gli ultimi tre numeri sulla santità fanno vedere cos'è la Chiesa. Nostra madre è santa, ma i figli siamo peccatori. Siamo peccatori tutti, e non dimenticare quella espressione dei padri, la casta meretrix, no? La Chiesa Santa, la Madre Santa con figli peccatori, no? E a causa dei nostri peccati, sempre il grande accusatore che profitta, no? Come dice nel primo capitolo di Giobbe, che gira, cercando... in gira per la terra cercando chi accusare. In questo momento ci sta accusando forte. E questa accusa diventa persecuzione pure, che lo dica il presidente di oggi, il popolo suo perseguitato e tanti altri, no? Dell'Oriente o di altre parti, tutte, e diventa anche un altro tipo di persecuzioni, accusazioni continue per sporcare la Chiesa. E la Chiesa non va sporcata. I figli sì, siamo sporchi tutti, ma la madre no. E per questo è il momento di difendere la madre. E alla madre la si difende dal grande accusatore con la preghiera e la penitenza. Per questo ho chiesto in questo mese che finisce, fra pochi giorni, di pregare il Rosario, pregare San Michele Arcangelo, pregare la Madonna, perché copra sempre la Madre Chiesa. Continuiamo a farlo. È un momento difficile, perché l'accusatore tramite noi attacca la madre, e alla madre non la si tocca. Questo volevo dirlo di cuore al finalizzare il Sinodo. E adesso lo Spirito Santo vi regala questo documento per tutti noi, anche per me, per riflettere cosa vuol dirci a noi. Grazie tante a tutti, grazie a tutti.
bene, che bene, che bene. Partiamo al bene. Ed ora concludiamo con l'inno di ringraziamento che è il Te Deum. Avete il vostro libretto a pagina 65. Pagina 65, Te Deum. C'è una Cappella Sistina che ci guida. Patre, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et serafi, incessabili voce proclama. Santus. Plenis uncedi et terra, Maiestatis glorie tue. Te profetarum laudabilis numerum. Te per orbem terrarum, Santa confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum, et unicum filium, tu res gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturos homine, non oruisti virginis uterum. Tu ad esteram Dei sedes in gloria Patris, ergo questum monstui famuli suveni, cos precioso sanguine redemisti. Salvum fac populum tuum Domine, e benedicere ditati tue.
per singulos dies, benedicimus te. Vignare Domine Die Isto, sine peccato nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modus peravimus in te. Maria Mater Ecclesiae. Buona cena, buon riposo. Sono preoccupato per quello che